benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. L'addio a Francesca Fialdini sembra non essere più una remota possibilità. È tempo di cambiamenti estremi all'interno degli studi della Rai. Ecco cosa sta succedendo. Francesca Fialdini si è conquistato un posto di rilievo all'interno del palinsesto Rai grazie alla sua gentilezza ed eleganza. Infatti, il suo programma riesce sempre a raggiungere degli ottimi ascolti e a costruire dei ritratti autentici delle persone che intervista. Questo perché lei riesce davvero a mettere al centro delle interviste i suoi ospiti, lasciandogli il tempo di raccontarsi senza aggressività. Ora però arriva una notizia non proprio positiva per i suoi fan. Infatti, è tempo di dire addio a Francesca Fialdini. Sembra che non la vedremo più qui. Francesca Fialdini si apre in un'intervista. In una recente intervista, Francesca Fialdini ha deciso di aprirsi molto e parlare anche di cose abbastanza private. Ha raccontato di aver sofferto molto per il suo aspetto fisico. Ha detto: "Non volevo che fosse il mio corpo ad attirare l'attenzione. Mia madre diceva che la cosa più importante nella vita era essere intelligente, mi è cresciuta così. Tant'è che da piccola sembravo il piccolo Lord. La competizione con le colleghe, infatti, non c'è mai stata sul piano fisico, perché non è lì che gioco la mia partita". Sulla madre ha poi detto: "Non voleva che seguissi questa strada, vedeva la televisione come un mondo ricco di competizione e di paillettes, ed è per questo che rivendico quell'atto di libertà. Ho sempre sentito che la strada era quella, avevo scommesso tutte le mie fiche su quella sensazione. Per mia madre l'istruzione è sempre stata fondamentale, è stata una femminista, anche se mio padre era un Latin lover". I suoi genitori si sono separati quando lei era ancora molto piccola e questa cosa sembra averla fatta soffrire molto. L'addio a Francesca Fialdini, i fan sono disperati. Francesca Fialdini è sicuramente una delle conduttrici di punta della Rai, molto apprezzata per il suo lavoro. Eppure sembra che il suo danno e a ruota libera non sarà confermato per un'altra stagione, in quanto la rete preferisce dare più spazio a Serena Bortone. Lei potrebbe essere spostata su Rai 3 con un nuovo programma. Questa cosa fa disperare i suoi fan che non si aspettavano accadesse. Sul suo modo di lavorare la conduttrice ha detto: "Quando lavoro cerco di dare il massimo, ma è ovvio che siamo abituati a farci tradire dall'apparenza, se una persona appare sicura non è detto che lo sia, forse si sta difendendo da qualcosa. Dobbiamo imparare a leggere di più la gestualità, il corpo, e a chiederci cosa succede quando scendi dal tacco 12 e dal palcoscenico. Ho imparato a trasformare la vulnerabilità in una forza. Adoro che oggi si possano raccontare le fragilità, chi continua a nasconderle tradisce se stesso e si toglie la possibilità di scoprire qualcosa di bello. La luce passa attraverso le nostre ferite, che diventano delle feritoie. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video".